Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati. Quest'oggi parleremo della produzione industriale di armamenti durante la guerra nell'est Europa, quindi dall'operazione Barbarossa fino alla fine della guerra sul fronte orientale. E per fare questo ho tratto delle grafiche e i dati da due diversi canali per quanto riguarda le grafiche, due canali YouTube che ringrazio ovviamente, il canale War Data e il canale TIC. Due canali sono in inglese ma che vi consiglio di andare a vedere e iscrivervi. E per quanto riguarda le fonti, bisogna parlarne un momento perché le fonti ovviamente è un argomento sempre, le cifre è un argomento sempre discordante, perché ovviamente ce ne sono parecchie e non sempre coincidono, specie su un argomento così delicato come la produzione industriale tedesca e sovietica durante il secondo conflitto mondiale. E ho preparato qui una tabella proprio perché diversi autori riportano cifre diverse, ma quello che mi interessa a me non è tanto guardare le cifre in sé, che lascio agli appassionati e agli studiosi di numeri, quanto il senso generale. Ecco, questo video vuole trovare il senso generale di queste cifre che comunque non viene coincidono, nel senso che la differenza tra le varie fonti non ne compromette il significato storico. Cominciamo appunto dalla produzione con questa In questo bel diagramma c'è la produzione di carri armati di parte sovietica dal 1941, appunto dall'inizio dell'invasione dell'Unione Sovietica fino al 1945. Li vediamo divisi per anno e per modello, arrivando al totale maggio 1945, totale 110.123 carri armati, una cifra enorme. E sappiamo che la maggior parte di questi saranno appunto andati distrutti. E qui la predominanza di cui abbiamo parlato già in un altro video del T-34-76. Lo vedete prodotto in ben 35.000, oltre 35.000 esemplari, e poi il suo successore, il T-34-85, oltre 23.000 esemplari. Primo esempio di una parola che ricorrerà spesso in questo video, standardizzazione. Il T-34 è uno degli esempi più eclatanti. Standardizzazione e produzione di massa saranno due parole, due concetti che useremo parecchio in questo video. Proprio i carri armati, nella produzione di carri armati si vedrà proprio la differenza fra la produzione tedesca di molti modelli in pochi esemplari e la produzione sovietica di pochi modelli in molti esemplari. Vedete qui sotto poi gli altri, ovviamente ci sono gli altri modelli, cannoni d'assalto, carri pesanti, IS-2, prodotto in 3.500 esemplari verso la fine della guerra. Ma quello che ci interessa è appunto il T-34, il protagonista principale della campagna sul fronte orientale per quanto riguarda i mezzi corazzati. Quindi ricordiamoci questo numero: vengono prodotti 110.000 carri armati e da parte tedesca vediamo che siamo a meno della metà, 47.900. Ripeto, queste cifre variano a seconda dei vari studiosi che le hanno analizzate, affrontate. Non è facile, anzi potete immaginare la difficoltà nel reperirle e confrontarle. Vediamo il Panzer III, 15.747 esemplari, leggermente meno, il Panzer IV, 13.621. E comunque la produzione negli anni, come si può vedere nella parte superiore di questo grafico, la produzione aumenta comunque durante la guerra. Ricordiamo che il 22 giugno 1941 la Germania aveva in tutto l'arco europeo circa 6.000 carri armati, di cui quasi 4.000 sul fronte orientale. Quindi questa premessa è d'obbligo.
Le cifre che vediamo, lo ricordiamo una volta per tutte, da parte sovietica sono quelle che verranno impiegate ovviamente solo sul fronte orientale, ma da parte tedesca tutta questa produzione di armamenti è quella che verrà impiegata durante la seconda guerra mondiale. Ovviamente abbiamo cercato e hanno cercato questi studiosi di confrontare i dati a partire dal 1941 al 45. Però non sempre è stato possibile, a volte i dati partivano proprio da 1939, a cui poi bisogna aggiungere quelli che già erano stati prodotti. Quindi sono un discorso, quando si entra in questi discorsi numerici, quantitativi, non è mai facile fare dei paragoni. Ma ci proveremo. Andiamo avanti con la produzione di aeroplani, altro grande protagonista nella guerra nell'Est Europa. Produzione di aeroplani sovietici. Vediamo che al maggio 1945 saranno 142.740, numero gigantesco. Non voglio fare paragoni azzardati, stendiamo un velo pietoso per esempio sulla produzione di aeroplani da parte dell'Italia, per esempio, di tanti altri paesi, che sono numeri impensabili. Se non appunto dalla grande produzione, come diciamo prima, industriale degli alleati, degli Stati Uniti in primis. E 142.000 li vediamo distribuiti anche qui per tipologia tra caccia e cacciabombardieri, eccetera, e per anno. E da parte tedesca 92.329, anche qui distribuiti, vediamo il Messerschmitt ME 109, il primo, 26.000 esemplari, ma comunque vi consiglio di andare a vedere, appunto, di iscrivervi al canale War Data dello storico francese Antoine Joly, bravissimo storico, che ha scritto 5 libri sulla battaglia di Stalingrado, e vedere tutto il video con le grafiche in movimento, appunto, che vi mostrano, per esempio, la grande crescita della produzione tedesca di aeroplani durante il 1944. Metterò qua sotto il mio video, proprio nei link, metterò il link di questo video di War Data, German Aircraft Production 1941-45, così potete cliccare e andarlo direttamente a vedere. Moltissimi di questi aeroplani ovviamente andranno distrutti. Lo vediamo proprio qui riportato sul mio sito internet www.operazionebarbarossa.weebly.com, quanti carri armati, cannoni d'assalto, quanti aerei saranno alla fine distrutti o messi fuori combattimento. Andiamo avanti. Ecco, in questa tabella vediamo la produzione, appunto, produzione di guerra sovietica per quanto riguarda i 3 anni, 1942, 1943, 1944. Questo diagramma si vede per primo la produzione di mitragliatrici, la produzione di artiglieria, la produzione di carri armati e cannoni d'assalto e l'ultimo la produzione di aerei da combattimento. Quindi oltre 100.000 pezzi d'artiglieria, adesso ci arriviamo all'anno, e circa 24.000 carri armati ogni anno, e vedete anche la crescita degli aerei. Ho anticipato dei mortai, di cui ho parlato in quel mio video, se volete andarlo a vedere, sulle armi leggere. Avevo introdotto il discorso dei mortai, perché è un discorso molto importante. L'artiglieria sovietica è basata, non dico esclusivamente, ma a differenza di quella tedesca, in gran parte anche sui mortai. Tant'è vero che ne vengono prodotti 347.000 durante la guerra, contro i 78.000 tedeschi. Sappiamo che l'artiglieria sovietica durante tutta la guerra avrà un'importanza fondamentale per quantità e tattica di utilizzo e impiego. Pensiamo alla battaglia di Berlino, forse il più grande cannoneggiamento, della storia. Quindi nella dottrina sovietica operativa, e non è questo l'argomento di questo video, l'artiglieria ha un grande
compito nell'aprire appunto la via all'attacco di mezzi corazzati. Andiamo oltre. La produzione di munizioni, in questa tabella, come vedete, ci sono anche altri paesi alleati, ci sono in primis gli Stati Uniti che ne hanno prodotte di più dell'Unione Sovietica e della Germania, che come vedete non differiscono poi di tanto, sempre in milioni, in questo caso è calcolato in billion di dollari. La battaglia di Kursk del 5 luglio 1943, solo nella mattinata, nelle prime ore del mattino, 10.000 cannoni tedeschi spararono, consumarono più munizioni che il consumo totale di munizioni impiegato durante la campagna di Polonia e di Francia messe insieme. Quindi in una mattinata consumarono, l'artiglieria tedesca ha consumato più munizioni. E stessa cosa dalla parte di là, dalla parte sovietica, quindi sono numeri veramente una guerra gigantesca, d'altronde stiamo parlando della più grande guerra, più grande conflitto della storia e il più sanguinoso. E qui vediamo la produzione di petrolio, che come si vede per il 70% di petrolio prodotto globalmente era prodotto, circa tre quarti erano prodotti dagli Stati Uniti, lo vediamo in questo grafico. E in quest'altra tabella invece riporta la produzione sovietica 138 milioni di tonnellate, della Gran Bretagna 100 milioni di tonnellate, della Germania soltanto 35 milioni di tonnellate. Problema noto, arcinoto, si cercherà di supplire e Overy ne parla ovviamente ampiamente, non solo lui, con la benzina prodotta in maniera industriale. E quindi in questo settore gli Stati Uniti ovviamente 70% della produzione. Ma non bisogna appunto sottovalutare, non bisogna sottovalutare appunto anche l'Unione Sovietica, che comunque sovrasta la Germania. Mi fermo qui sull'argomento petrolio perché si potrebbe andare avanti molto oltre, perché la campagna sul fronte orientale vede proprio la battaglia di Stalingrado e il tentativo di conquista del Caucaso e dei suoi pozzi petroliferi da parte di Hitler nell'estate 1942, proprio per dare la possibilità alla Wehrmacht di rifornirla di tutto il petrolio e la benzina necessaria. Si vedono in questo diagramma le forniture di armamenti dell'Armata Rossa il 22 giugno 1941 e il 1 gennaio 1943, ovvero la prima colonna, quella blu, riporta il numero di carri armati presenti il 22 giugno 1941, 22.600. Il secondo, quello rosso, riporta la stessa cosa, i carri armati, ma il 1 gennaio 1943, e via così. Il terzo, quello giallo, i cannoni anticarro il 22 giugno 1941, cannoni anticarro sovietici, quindi questa tabella si riferisce solo a materiale ad armamento sovietico. La quarta, quella verde, appunto 1 gennaio 1943, sempre anticarro sovietici, cannoni. Poi cannoni, artiglieria in generale, 33.200 il 22 giugno 1941, diventano 36.000 nel 43. E l'ultima, quella che ci interessa, mortai, 56.100 il 22 giugno 1941, 186.100 il 1 gennaio 1943. Spaventosa crescita di quest'arma. Un'arma che ha, come si dice, ha molti vantaggi, come ho già detto, ne ho già parlato in un altro video relativo appunto alle armi leggere, anche se questa non è un'arma proprio leggera, ma era pienamente considerata artiglieria e anche pesante in certi casi. Non mi dilungherò oltre, riporto solo appunto i vantaggi come sono bene schematizzati in questa grafica. Vantaggio di costo rispetto a un cannone, di manovrabilità, leggerezza, difficoltà nell'individuarlo quando spara, il mortaio,
grande razzo di fuoco e può sparare ovviamente per maggior tempo e scavalcare nel tiro indiretto trincee, protezioni, bunker, eccetera, eccetera. Mi fermo qua perché oggi dobbiamo parlare, vogliamo parlare solo di produzione, quindi una spaventosa produzione di mortai che surclassa quella tedesca. Andiamo avanti e passiamo alle armi leggere. Prima di tutto i fucili. Vediamo da parte sovietica 12 milioni e 200 mila fucili, da parte tedesca 8 milioni e 600 mila fucili. Il vantaggio sovietico non è così netto. Invece è molto, quasi tre volte per quanto riguarda le mitragliatrici, quasi 1,5 milioni di mitragliatrici rispetto alle 700 mila pur eccezionali mitragliatrici tedesche. Per quanto riguarda i mitra, ne ho parlato, andatevelo a vedere appunto in quel video, Operazioni Barbarossa, le armi leggere, il grande impiego di mitra da parte sovietica, 6 milioni di soprattutto PPS H41 prodotti, contro il milione di MP40. Quindi qui ne ho parlato ampiamente in quel video, qui un grande, grande vantaggio sovietico. Il PPS H41 sarà il simbolo della vittoria del fante sovietico nella Seconda Guerra Mondiale. E in quest'altra grafica si vede proprio un totale di 18 milioni tra fucili e mitra. I mitra sono circa 6 milioni e qui 1941, 42, 43 fucili e mitra. Vediamo in rosso i mitra, in blu i fucili. Vediamo la parte che i mitra, parte sempre più importante che i mitra acquisiscono. Si produrranno sempre in maggiori quantità rispetto ai fucili, che comunque decrescono. Passiamo un po' a commentare questi numeri, perché alla fine quello che ci importa è capire cosa c'è dietro questi numeri che abbiamo elencato fino adesso. Ci baseremo, come al solito, in tutte le puntate che abbiamo fatto, sugli storici più importanti. Glantz, Erikson, storici che hanno dedicato la vita alla guerra sul fronte orientale, l'inglese Overy, che in un suo libro importantissimo, La strada della vittoria del 1995, come gli alleati hanno vinto la seconda guerra mondiale, dedica un capitolo intero alla produzione proprio industriale. Questo capitolo si chiama proprio L'attitudine alla produzione di massa, la guerra economica. Overy parte naturalmente dal presupposto che nella società moderna, nelle economie capitalistiche moderne, lo Stato più avanzato capitalisticamente e più potente industrialmente è quello che può mettere in campo una forza militare e una produzione militare superiore a tutti gli altri, se è ovviamente supportato dalle materie prime necessarie. E vi consiglio di andare a leggervi, a prendere questo libro, a leggervi tutto questo capitolo, perché Overy spiega molto 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 bene la differenza tra queste due grandi economie, quella sovietica con la centralizzazione del modello staliniano del suo capitalismo di Stato, e quella tedesca con a capo Adolf Hitler e la sua economia in parte pianificata, ma sempre, diciamo, nei vari settori, nei rispettivi settori, sempre in mano a dei gruppi industriali che fanno capo a degli imprenditori, delle aziende, dei capitalisti che investono nella fornitura di armamenti. Questo sarà uno degli aspetti, per esempio, dalla produzione di carri armati,
che di certo non aiuterà la produzione, come abbiamo detto, di massa tedesca su larga scala e soprattutto la standardizzazione. Queste imprese industriali tedesche hanno tutto l'interesse e sono nate per fare dei profitti e i prodotti, ovvero i carri armati, gli aerei, i cannoni che producono, che sono di altissima qualità in molti casi, sono comunque dei prodotti che vengono poi pagati, appunto, venduti allo Stato e impiegati poi in battaglia. Nel campo sovietico sappiamo che non è così, l'impresa privata ha un ruolo praticamente negli anni dello stalinismo quasi pari a zero e la centralizzazione dei mezzi di produzione sotto il controllo, il dominio statale, permette una produzione di massa ed è questo che è standardizzata. Mi viene in mente subito il carro T-34, o il Mitra PPS H41, o il fucile Mosin Nagant, o anche gli aerei. Quindi tutti esempi di pochi modelli di armamenti fatti in grandissimo numero di esemplari. Di solito sono armi efficaci, pensiamo al T-34, ma non raffinate come quelle tedesche, ma altamente standardizzate. Pensiamo alla differenza tra Panzer I, Panzer II, Panzer III, Panzer IV e il Panther, il Tiger, eccetera, e il T-34. Un solo modello, T-34-76, che poi diventerà T-34-85, ma che comunque ricopre moltissimi ruoli e quindi la sua facilità nella produzione, pezzi semplici che possono essere prodotti da operai meno specializzati di quelli tedeschi. Ecco, ho preso l'esempio del T-34, ma si potrebbe applicare al fucile mitragliatore, al PPS H41 e giù fino a tutti gli altri, agli aeroplani anche. E questo sarà uno dei motivi. Quindi una americanizzazione, diciamo, il fordismo di cui parlava anche Antonio Gramsci, applicato alla produzione industriale. E adesso vediamo un attimo però la storia, perché questo non è venuto fuori da un giorno con l'altro, non è stato possibile da un giorno con l'altro. E qual è stato il prezzo che ha pagato il popolo sovietico per questa produzione? Quindi cosa c'è dietro a questi migliaia di esemplari di carri armati, di aerei, milioni di tonnellate di munizioni. C'è lo sforzo di decine di milioni di persone, dai bambini, soprattutto le donne e ovviamente gli uomini, che con un sacrificio gigantesco resero possibile il ribaltamento della situazione sul piano industriale e da lì quindi sul piano militare. Overy nel suo libro Russia in guerra ne parla ampiamente e ci ricorda che nel 1942 la situazione in Unione Sovietica per l'Armata Rossa è disastrosa. L'Unione Sovietica, e adesso lo cito testualmente, aveva perso le ricche aree agricole ucraine che costituivano il granaio sovietico. Nel 1942 i rifornimenti di pane e di carne per i 130 milioni di persone che abitavano i territori non conquistati si dimezzarono. Lo vediamo in questa grafica. 104 milioni di persone vivono, poi dipende da quale mese del 1942, anche qui vediamo che le cifre sono diverse a seconda dei mesi, a seconda delle fonti,
104 milioni di sovietici vivono in zone che, come, libere, ancora non occupate, e 62 milioni vivono nelle zone occupate. Il problema è che queste zone sono quelle che forniscono maggiore produzione agricola e industriale. E in quest'altra grafica vediamo appunto che queste 104 milioni di persone che vivono nella Grande Terra, come la chiamavano loro, nell'Unione Sovietica ancora libera, si deve confrontare con le 147, quasi 148 milioni di persone che vivono sotto il dominio nazista nei paesi europei conquistati da Hitler, che ha soggiogato la produzione di tutti questi paesi al fine militare della Wehrmacht. Pensiamo alla produzione di armamenti in Cecoslovacchia, eccetera, eccetera. Pensiamo, e adesso ci arriviamo, ai 5 milioni e mezzo di lavoratori schiavi importati dall'est Europa nel Reich per produrre armamenti. La maggior parte di questi morirà proprio perché è trattata come schiavi. Tra questi ci sono molti prigionieri di guerra sovietici. Sono contadini, sono donne prelevate in Ucraina, in Bielorussia e in Russia nel 1941 e mandate a lavorare come schiavi nel Reich. Ce lo ricorda anche Alan Clark, l'altro grande storico. Questi miracoli della tecnologia, i Tiger, i Panther, i Nebelwelfer, i Saltern, gli Schmeisser, sono gli MP40, provenivano dalle cupe officine di Krupp e della Daimler-Benz, dove i lavoratori deportati faticavano 18 ore al giorno, chini sotto la sferza, nel vero senso della parola, dormendo in sei in un canile di pochi metri quadrati, morendo di fame o di freddo secondo gli umori dei loro guardiani. E pensiamo anche un attimo alle responsabilità di questi signori Krupp e soci azionisti di Daimler-Benz. Ma adesso non dobbiamo parlare di questo. Quindi, nonostante la maggior parte dell'Unione Sovietica occupata dal nemico che ne sfrutta le sue risorse ai propri fini, l'Unione Sovietica riesce a ribaltare la situazione. Come? Con il più grande trasbordo di industrie da ovest verso est che ci sia mai stato. 1500 impianti industriali, grandi impianti industriali pesanti sovietici viene smontato e rimontato al di là dei Monti Urali. Non è mai successa una cosa simile nella storia. Milioni di persone, quasi 15 milioni di persone, si spostano all'interno di quel gigantesco paese per andare a lavorare. In che condizioni succede tutto questo? Ce lo descrive, andatevelo a leggere, ce lo descrive Overy. Le fabbriche vengono smontate frettolosamente, caricate sui treni. Gli operai salgono sui medesimi treni, scendono dopo migliaia di chilometri in questi vagoni ferroviari con temperature da Siberia occidentale e Siberia orientale, quindi meno 20, meno 30, meno 40 gradi. Rimontano questi macchinari in mezzo al nulla, in mezzo al deserto della Siberia e cominciano a rimettere in funzione le macchine con le loro stesse mani. Quindi gli operai che producono armamenti, eccetera, smontano e rimontano le fabbriche che producono gli armamenti. È un'operazione che gli storici ancora oggi, un'operazione logistica soprattutto, che gli storici stanno continuando ad analizzare perché ha dell'incredibile. Grazie a tutto questo,
Alla fine del 1942, cito testualmente Overy, solo 55 delle 1523 grandi fabbriche trasferite a est non avevano ancora ripreso l'attività. Tutte le altre funzionavano a pieno ritmo e erano prossime a farlo, concentrando tutte le energie nell'unico compito di produrre armamenti a scapito di quasi tutta la produzione civile. Nella seconda metà del 1942 l'economia sovietica, pur ridotta, produsse più di 13.000 carri armati e 15.000 aerei, contro i 4.800 e 9.700 prodotti nello stesso semestre del 1941. In quei 6 mesi la produzione industriale dell'URSS fu uguale, in alcuni casi superiore a quella dell'economia tedesca nell'intero anno. Quindi, ovviamente qui ci ricorda Overy, lavorarono con pochi strumenti questi operai, in condizioni quasi impossibili, con neve, permafrost e privi di cibo e di riparo. Dove fu possibile le fabbriche trasferite furono unite a stabilimenti preesistenti, ma in molti casi furono erette in siti non sviluppati, privi di infrastrutture, per i 2/3 ripresero l'attività in aperta campagna. Le 8.000 donne operaie di una fabbrica di carri armati vissero in buche scavate nel terreno, bunker industriali che riproducevano involontariamente le dure condizioni di vita nelle trincee del fronte. Le ultime stime russe indicano che nella seconda metà del 1941 almeno 2.593 aziende furono spostate a est. Il totale definitivo fu di certo maggiore, 25 milioni di operai e i loro familiari si spostarono con le fabbriche in un esodo umano senza precedenti che si dimostrò essenziale per la ripresa dell'economia industriale e dell'agricoltura sovietiche. La precedenza fu data agli uomini in età militare, agli operai specializzati, agli ingegneri e agli operai del Partito Comunista, ma furono trasferiti anche milioni di donne e bambini, in molti casi con lunghe ed estenuanti marce a piedi, per sfuggire a un invasore preceduto dalla sua fama di brutalità. Molti storici si sono anche confrontati con il fatto, per spiegare appunto questo grande sacrificio a cui si è sottoposto il popolo sovietico, ce lo dice ancora Overy in quel capitolo importantissimo che è completamente dedicato a questo argomento ed è per questo che è così interessante. Perché oltre ai numeri in sé, che alcuni reputano noiosi, alle cifre, ci illustra tutto quello che c'è dietro e anche le sofferenze umane che ci sono dietro a questi numeri. E dice che probabilmente il vero eroe, cito testualmente, della rinascita economica dell'Unione Sovietica fu il popolo sovietico stesso, i dirigenti, gli operai, i contadini. La guerra richiese uno sforzo eccezionale alla popolazione civile, dato che fu chiamata a combattere nel corso della guerra la grande maggioranza degli uomini tra i 18 e i 50 anni. E, come ci mostra questa grafica, chi rimase a lavorare la terra per produrre quel poco da mangiare, perché mangiavano gli operai e i contadini avevano una patata al giorno per lavorare in quei turni? Lo vediamo in questa grafica, le donne, il peso delle donne che passa nel 1940 da essere il 56% a essere il 73% nel 1943 della manodopera impiegata nelle fattorie collettive dell'agricoltura sovietica. Stessa cosa nelle fabbriche, la maggior parte degli operai sono donne. E questo è vero che avverrà anche in parte in altri paesi, ma di certo non in questa quantità. Nel 1943 le donne costituivano poco più della metà della forza lavoro industriale, raggiungendo nelle fattorie collettive quasi il 75%. Nel 1944 gli uomini abili erano appena il 14% dei lavoratori delle fattorie statali. Un altro dato che ci dà Overy. La fabbrica divenne un campo di battaglia. L'assenteismo e i ritardi venivano considerati come una diserzione. E, cito sempre Overy parole testuali, c'era sempre un campo di lavoro pronto ad aspettare chi non rispettava i ritmi di produzione imposti. Non dimentichiamo che
nel 1942 anche i lavoratori dei cosiddetti gulag, dei campi di lavoro, che erano ben 1,2 milioni, ovviamente furono rivolti, come tutto il resto della popolazione sovietica, alla produzione, furono destinati alla produzione di guerra e produssero una buona percentuale dei rifornimenti per l'Armata Rossa, proveniva proprio dal lavoro forzato dei gulag. Overy conclude con queste parole: a nessun'altra popolazione fu chiesto un simile sacrificio. È improbabile che la forza lavoro di un qualsiasi paese occidentale avrebbe tollerato condizioni tanto debilitanti. Il perché lo fecero è quello che cerca di la risposta a cui cerca di dare Overy nella fine di questo capitolo. Ovviamente poi passa anche alla Germania. Spiegare gli impianti produttivi e il sistema produttivo tedesco e i problemi che dimostrò nella centralizzazione. È vero che c'era un Führer, il loro Führer, un dittatore che aveva il potere assoluto, ma sotto di lui c'era tutta una burocrazia che arrivava, che faceva da intermediario e da filtro tra il dittatore e la fabbrica. E questo fu uno dei problemi della Germania nazista. Quando il capace Speer, l'architetto di Hitler, messo a capo della produzione di arma del Ministero della produzione di armamenti verso nella seconda metà della guerra, dovrà affrontare questa burocrazia, avrà dei grossi problemi. Sono interessantissime le memorie di Speer, il suo libro molto famoso. Speer pur era un architetto, ma era molto capace nell'organizzazione come manager, tant'è vero che darà una spinta eccezionale alla produzione in situazione gravissima come quella dell'industria tedesca con i bombardamenti alleati, riuscirà a incrementare per esempio la produzione di aerei. E come farà? Appunto cercando di standardizzare anche pochi modelli in tanti esemplari costruiti con lavorazioni più semplici. Ma ovviamente non riuscirà a ribaltare la situazione, spero. Ma andate a vedere appunto quanti aerei riuscirà a produrre la Germania nel 1944. Un piccolo miracolo. Per quanto riguarda gli aiuti degli alleati, di cui voglio parlare in un altro video, quindi non mi dilungherò in questo, quello che venne comunemente chiamato come Land and Lease, gli aiuti promessi dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra all'Unione Sovietica nel 1941, ma che fino al 1943 non riusciranno ad arrivare nella quantità necessaria allo sforzo sovietico, verranno poi, l'ho già detto in altri video, verranno passati un po' sotto silenzio in un clima di guerra fredda. Invece Overy, ancora una volta, ne parla ampiamente, documenta ampiamente appunto questi numeri. Io vi lascio solo il link del mio sito, la pagina del mio sito in cui ne parlo, che si chiama proprio Land and Lease. Ci sono tutti i numeri, c'è anche un video e Overy ci ricorda che anche questo, soprattutto nella fornitura di generi alimentari, che questa grafica ci mostra il crollo verticale dei generi alimentari post attacco tedesco. Siamo qui, la produzione nelle campagne crolla proprio perché l'Ucraina viene conquistata, eccetera, eccetera. Quindi vediamo passare da 96 milioni di tonnellate a 30 milioni di tonnellate grano. E poi vediamo la carne, 5 milioni, 2 milioni. Vediamo il latte, 34 milioni, 16 milioni tra 1941 e 1942. E gli Stati Uniti forniscono anche le famose razioni di
che diventeranno famose fra i soldati sovietici, che consentiranno ai soldati sovietici di arrivare fino a Berlino, ma soprattutto, dice Oberg, consentiranno all'Unione Sovietica di concentrarsi sulla produzione esclusivamente di armamenti, che tra l'altro i carri armati soprattutto sono superiori a quelli americani. Gli americani invieranno anche dei carri armati, qui vedete tutto l'elenco completo di ciò che hanno inviato, ma quello che verrà più apprezzato sicuramente saranno le radio e soprattutto gli autocarri su cui l'Armata Rossa porterà le truppe che avanzeranno nelle offensive del 43 e del 44 soprattutto e che arriveranno a Berlino. I famosi Studebaker su cui verrà montato anche il famoso lanciarazzi, appunto il Katyusha, su questi camion americani. Gli storici sono concordi quasi tutti nel dire che questi aiuti furono molto importanti per l'Unione Sovietica, ma che comunque arrivarono tardi, arrivarono dopo Stalingrado, e questo vuol dire quando il corso della guerra ormai era cambiato a favore appunto dell'Armata Rossa. Detto questo, le fonti che vi consiglio che ho utilizzato per questo video. Overy, la prima, soprattutto la strada della vittoria, il capitolo sulla produzione industriale. Il secondo, sempre Overy, Russia in guerra, che dedica parecchie pagine a questo argomento immancabile. Colonnello, l'ex colonnello Glantz americano, che ho qui davanti, che ci fornisce anche cifre di fonte russa recenti per ricordare il lavoro a cui furono sottoposti quelle milioni di persone sotto il dominio nazista, anche un libro che è dedicato a solo uno degli episodi tra i più tragici, che si intitola proprio KZ Zement, il campo di concentramento di Edensee. Una di quelle terribili pagine del lavoro forzato sotto il nazismo, dove i lavoratori forzati scavarono dei tunnel nella montagna, nella roccia, per nascondere la produzione dei temibili missili V1 e V2. Quindi questa è una delle armi più avanzate della seconda guerra mondiale, tecnologicamente più avanzate, che aprirà l'era missilistica, viene resa possibile dall'utilizzo di lavoratori schiavi forzati, che ci ricordo di stampo, questo sì, medioevale. Un saluto a tutti e alla prossima.